C'è posta per te ha debuttato lo scorso sabato 9 gennaio. E per il programma di è stato subito un grande successo dalle 21. alle 00:39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Nonostante il coronavirus, la trasmissione non è stata stravolta anche per dare un senso di normalità. I partecipanti, infatti, si abbracciano, il postino alla consegna usa l'igienizzante e fa togliere la busta da un contenitore apposito, l'ospite non saluta la conduttrice e i protagonisti delle storie. Piccoli accorgimenti che però hanno diviso il pubblico. Molti, infatti, hanno sollevato un polverone, comunque due pesi e due misure, è uno dei commenti piovuti su Twitter durante la messa in onda. A C'è posta per te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato è vastissimo. Tutto chiuso, gente che non può lavorare ma lì tutto come un anno fa. Possibile che nessuno dica niente? Continua dopo la foto, è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ha cercato di rispondere anche alle accuse mosse dopo la messa in onda di C'è posta per te. Essendo registrata ho la fortuna di poter avere il pubblico in studio nei miei programmi. Per C'è posta abbiamo registrato quasi tutto in un periodo nel quale l'emergenza non era così alta. Però sono stati tutti tamponati. Chi riceve e manda la posta viene messo isolato in un hotel, io stessa vengo controllata. In pratica chi manda viene subito tamponato e chiuso, chi riceve dopo averla ricevuta veniva preso tamponato e isolato. La verità è che qualcuno è stato rimandato a casa. Quest'anno è anche difficile avere ospiti internazionali e infatti non ne avrò nemmeno uno, non ci saranno. Continua dopo la foto, durante il programma in molti hanno notato uno dei postini di Si tratta di, il giovane postino riesce facilmente a catturare l'attenzione su di sé. Bello, affascinante, sorriso smagliante, riesce ad incantare milioni di telespettatrici italiane. Non è la prima volta che il ragazzo appare in televisione. Offredi non è un volto sconosciuto e diversi fan lo hanno fatto notare. Continua dopo la foto. Il giovane postino ha partecipato, infatti, a un altro programma televisivo di successo, è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. In molti lo ricordano nel 2012 all'interno del dating show condotto sempre da. Era in coppia sul trono con Eugenio Colombo. Alla fine dell'esperienza scelse la campana Claudia D'Agostino. La loro storia d'amore, purtroppo, non è andata a buon fine. E, dopo qualche anno dalla loro scelta nello studio di Uomini e Donne, si sono dette addio. Sedici gennaio 2021 /